Gol e spettacolo tra Vasto Marina e Alba Adriatica in un 3-3 pirotecnico, ma che serve ben poco ai vastesi. La cronaca, nei locali Borrelli schiera il solito 4-3-3 con Fieroni, Letto e De Luca in avanti. Gli ospiti di De Amicis, che vengono da 5 risultati utili consecutivi, scendono in campo con un analogo modulo e subito si rendono pericolosi. Punizione di Branno al primo con Iammarino che rischia di combinarla grossa anche per via del forte vento che cambia la traiettoria della sfera, ma l'estremo di casa si salva. Al settimo i locali passano con Fieroni che la piazza con il destro dopo essere scattato in profondità. Questo il replay del gol. Al ventesimo Santoni va vicino al raddoppio, il numero 8 vede l'estremo ospite fuori dai pali e prova a sorprenderlo con un tocco morbido, palla al lato. Al ventitresimo Fieroni segna il raddoppio di testa, ma il direttore di gara annulla per dubbia posizione di fuorigioco. Ecco il rallenti. Al venticinquesimo ci prova da fuori Santone, palla non di molto fuori. Al trentaduesimo la Rivera sigla il raddoppio, ma anche questa marcatura viene annullata per fuorigioco. Al trentacinquesimo conclusione di De Luca strozzata e debole, tutto facile per Barduagni. Al 36esimo l'Alba Adriatica pareggia con un tiro da fuori di Censori, non posizionato bene Iammarino che viene beffato dalla parabola velenosa. Proteste dei locali per un presunto fallo a inizio azione nel cerchio di centrocampo, questo il gol. Nemmeno il tempo di esultare, che dopo un minuto si riportano avanti i canarini. Al 37esimo Devizia, oggi schierato terzino, porta di nuovo in vantaggio i suoi con una conclusione millimetrica che non lascia scampo all'estremo ospite. Al 43esimo si rivede l'Alba con Paravati che si divora un gol fatto strepitoso in questa occasione. Iammarino che chiude lo specchio sul tiro da distanza ravvicinata. Si va a riposo con il vantaggio del Vasto Marina per 2-1. Con le immagini di Edoardo Daddario passiamo alla ripresa. Al nono minuto colpo di testa di Letto su palla proveniente da calcio d'angolo, attento il portiere ospite che blocca in sicurezza. Al tredicesimo Letto si mette in proprio e ci prova a giro, tutto facile per l'estremo dell'Alba. Proprio questi ultimi si rivedono al quattordicesimo, ma Iammarino in due tempi si salva. Al trentaquattresimo occasionissima per l'Alba con Torre che stacca, si salva Iammarino. Sugli sviluppi del corner arriva il pari con Fabrizi che nonostante una deviazione fa 2-2. Al 38esimo gli ospiti vanno addirittura in vantaggio, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Gol che invece arriva al 40esimo con Pantoni che con il mancino fulmina Iammarino e fa 3-2. La squadra di casa non demorde, al 44esimo trova il pari con Petrella, 3-3. Al 47esimo uno scatenato Petrella ha tra i piedi il pallone del possibile 4-3, ma spara incredibilmente alto. E questa l'ultima azione della gara che termina in parità. Mister Borrelli, un 3-3 che sa un po' di beffa, partita generosa dei suoi, ma c'è tanto rammarico. Mi risulta veramente difficile commentare una gara così, però il calcio è fatto anche di queste cose. Se, come dire, guardo la prestazione è stata di altissimo livello, è stata, se devo trovare un aggettivo, direi sontuosa. Valutando l'età media dei ragazzi che sono scesi in campo, ma soprattutto anche l'approccio che hanno avuto, ma anche come l'atteggiamento, ben consci di giocarsi tantissimo, hanno avuto il piglio di squadra vera e quindi alla fine, ecco, fin tanto che la matematica non ci dice che non possiamo farli questi play-out, noi comunque cercheremo di onorare il campionato fino alla fine, cercheremo di programmarli, ma soprattutto meritarceli questi play-out. Io ci credo ancora e niente. Mister De Amicis, su una partita che poteva finire in qualsiasi modo. Sì, no, il primo tempo è stato nettamente a vantaggio della Bacigalupo, noi praticamente non siamo entrati in campo, siamo venuti a fare una vacanza. Il secondo tempo, cambiando anche qualcosina, alla sua l'ha meritato, insomma, peccato per il pareggio alla fine perché c'era la possibilità di agguantare il quinto posto, vista la sconfitta del Lanciano, insomma, sarebbe un obiettivo per noi importante, noi quello che stiamo rincorrendo e che abbiamo... che abbiamo occupato in diverse fasi della stagione, per cui ripeto, peccato alla fine il gol del 3-3, però devo dire che la Bacigalupo non ha rubato assolutamente niente, anzi ha fatto un grandissimo primo tempo, ci ha messo in grande difficoltà, per cui penso che alla fine il risultato sia giusto.